La televisione ha giocato un ruolo importante negli anni della divisione delle due Germanie e poi nella riunificazione. Per capire perché, iniziamo vedendo questo estratto del film Goodbye Lenin. Ciao. 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 Posso guardare anch'io Sabbiolino? Prima però ci devi dire chi sei. Alexander. Guarda, oggi Sabbiolino fa l'astronauta. Da noi li chiamiamo cosmonauti. Perché tu di dove sei? Di un altro paese. Allora, subito la parola al nostro Francesco Cristino, che non solo ci spiegherà chi è Sabbiolino e che ruolo ha avuto in questa pagina di storia, ma ce lo mostra anche? Sì, non vedevo l'ora di presentarlo. Oh, finalmente, anch'io. Allora, lui è Sabbiolino, Sandman per gli amici tedeschi, è questo ometto molto simpatico, lo vedete con questo sacchettino pieno di una sabbia magica per l'appunto, che è in grado di far addormentare i più piccoli. Era, come avete visto nell'estratto di Goodbye Lenin, il protagonista dell'Abendgruß, il saluto della sera, una sorta di carosello dell'infanzia che andava in onda sui canali della Germania Est. Ma la cosa davvero incredibile è che va in onda ancora oggi sulle TV della Germania Unificata, peraltro anche con altri nuovi episodi. Mentre un altro piccolo Sandman, quello che veniva trasmesso sulla TV dell'Ovest, il fratello sfortunato in questa vicenda dove Est e Ovest sono capovolti, beh, quello è stato cancellato. Quindi Unser Sandmännchen, il nostro Sabbiolino, rappresenta da un lato l'unico vero vincitore della DDR, dall'altro il simbolo di una riunificazione dell'infanzia che ha percorso dei binari opposti a quelli di cui abbiamo parlato finora, che sono quelli della storia della politica, perché parte da Est con Sabbiolino, protagonista di un'annessione di tutto il mondo dell'infanzia tedesca, bambini dell'Ovest compresi, creando così, diciamo, nel suo piccolo e per i più piccoli, una parte di identità condivisa della nuova Germania. Grazie Francesco, andiamo subito da Daniele.